È l'uomo un soggetto intelligente? Questa non è una questione pleonastica, ma veramente una cosa in cui credere, molto credibile. Io infatti ho questo dubbio, dal momento che la scienza scopre leggi importanti che dopo non capisce. La più importante scoperta ha riguardato la dinamica, la legge dinamica chiamata di azione e reazione. In questa scoperta, il centro di ogni dinamica non avanza nel tempo né nello spazio. Se l'uomo fosse intelligente, concluderebbe che il centro di noi stessi non si muove nello spazio-tempo. L'uomo capirebbe che noi avanziamo verso la morte a causa del ritorno di un'altra metà di noi stessi. L'uomo capirebbe che il nostro preciso punto di osservazione, collocato al centro della nostra massa, è immobile. L'uomo realizzerebbe che il nostro punto di osservazione non si muove, dunque che egli è una reale vittima di ogni aspetto unilaterale e relativo della nostra complessa esistenza. Ogni tanto un importante Galileo, Gesù fu il primo, poi venne Galileo Galilei, fa qualche rivoluzione. In poche parole, io ordino che si inizi una seconda rivoluzione copernicana. Io affermo che è vero ciò che affermarono i due Galilei, Galileo Gesù e Galileo Galilei. Questa verità è ritornata ed è la terza rivoluzione galileana. L'uomo deve mettere al centro di se stesso la sua osservazione, attraverso la sua analisi, fatta in un modo ormai ben noto, che è complesso, ed attua il principio dinamico di azione e reazione. Attraverso questa dinamica, l'uomo usa la devoluzione in modo da arrivare a percepire l'evoluzione. Dunque, l'evoluzione affermata vera da Darwin, quella della specie, è solo l'apparire inverso della verità inversa. Dire che l'evoluzione è solo l'aspetto contrario al vero significa dire che
che non è vera. Dire che l'evoluzione non è vera significa dire che è reale anche la devoluzione della specie. Dire che l'evoluzione della specie è relativa alla percepita devoluzione è la stessa cosa che dire e affermare la devoluzione delle galassie, negare la fuga delle galassie. La fuga delle galassie appare, ma ogni centro delle masse è necessariamente immobile. Noi vediamo l'espansione della parte materiale e della luce. Attraverso la centralizzazione apparente dell'antimateria e del magnetismo. Noi vediamo dunque l'espansione come due opposte apparenze. È l'espansione di una centralizzazione e entrambe non sono la verità. Ossia, noi possiamo dire che c'è la visione complessa di ciò che è vero in assoluto, propriamente in assoluto. Infatti, dunque, la mia seconda rivoluzione copernicana porta a osservare e a capire l'esistenza dell'assoluto in modo reale, relativo. Infatti, anche la moltiplicazione tra più 1 e meno 1, la quale dà per risultato meno 1, afferma l'esistenza dell'assoluto. Infatti, il risultato meno 1 del suo perfetto bilanciamento significa il negativo di meno 1, che c'è, ma esiste in relazione al negarsi di più 1. Dunque noi esistiamo in una pura supposizione della nostra mente, in un disegno reale che ha per autore l'assoluto. La mia seconda rivoluzione copernicana appartiene in modo evidente, assolutamente evidente, al Galileo Gesù, come la sua terza rivoluzione.